Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel per questo nuovo video unboxing. Nel video di oggi parliamo di un prodotto che mi è appena arrivato a casa, un prodotto import con audio italiano, fa parte della collana The Italian Collection della 88 Films. Il film in questione è A Blade in the Dark, uscito in 4K appunto grazie alla 88 Films. Pellicola che titolo originale La casa con la scala nel buio, diretto nel 1983 da Lamberto Bava, era già uscito in 4K in America grazie alla Vinegar Syndrome. Acquistai l'edizione, molto bella anche a livello di packaging, ma di questo vi ho già parlato, ho già fatto un video unboxing, quindi se volete potete comunque recuperarlo nella playlist. Edizione comunque molto bella, anche questa ha il doppio cut. Cos'è che abbiamo qui? Diversi contenuti speciali che non sono presenti invece nell'edizione curata da Eugenio Orcolani, quindi abbiamo contenuti speciali differenti. Qui nell'edizione della 88 abbiamo sia contenuti extra nuovi e anche qualche contenuto d'archivio che vedremo comunque tra pochissimo, anche con qualche video. Edizione che io ancora non ho visionato, ho dato giusto comunque un'occhiata, la qualità video è davvero davvero ottima. Per quanto riguarda la traccia italiana mi sembra praticamente identica a quella già presente nell'edizione uscita in America. E niente, adesso cambiamo angolazione così vediamo nel dettaglio sia il packaging che i contenuti speciali. Bene, allora ecco qua più da vicino questo packaging di questa edizione appena uscita in commercio di A Blade in the Dark, girato da Lamberto Bava, 1983, con protagonista Andrea Occhipinti. Allora, vediamo più da vicino l'artwork scelto dalla 88 Films. All'interno poi abbiamo anche il poster, questa è la costina e questo invece è il retro. Quindi, restaurato in 4K dai negativi originali, sia la versione del regista, la director version, sia invece la versione quella estesa, che dovrebbe essere praticamente la versione televisiva, in Seamless Branching, rimasterizzato 4K dai negativi originali da 16 mm, e per quanto riguarda i contenuti speciali presenti in questa edizione, ho dato un'occhiata, sia per quanto riguarda le varie durate eccetera. Allora, abbiamo praticamente un'intervista fatta di recente a Lamberto Bava, questa è un'intervista di 24 minuti ed è con audio italiano. Poi abbiamo un'altra intervista recente fatta invece con Gian Lorenzo Battaglia, ha come titolo Lighting the Blade e dura 14 minuti, anche questa ovviamente con audio italiano. Poi abbiamo l'intervista fatta a Mino Loi, Exploitation Mogul, questa anche con audio italiano e dura 15 minuti, quindi con il produttore Mino Loi. Poi abbiamo una Q&A con Lamberto Bava, questa è una featurette d'archivio ed è completamente con audio inglese, anche se è abbastanza maccheronico l'inglese di Lamberto Bava, è abbastanza lunga, dura circa 50 minuti. E poi abbiamo un'intervista invece d'archivio nuovamente con Gian Lorenzo Battaglia, quindi un'intervista un po' più vecchia, e questa dura circa 20 minuti, sempre con audio italiano. Poi infine abbiamo l'Italian Opening and Closing Credits, trailer e quant'altro. Quindi abbiamo le due versioni, versione da 97 minuti, la Director's Cut, e quella da 109 minuti, Extend on Cut. All'interno abbiamo quindi tutti e due i dischi, sia la versione 4K che la versione 1080p. Per quanto riguarda le tracce audio, abbiamo l'inglese in 2.0 e l'italiano in LPCM mono. I sottotitoli sono non obbligatori, quindi si possono tranquillamente rimuovere durante la visione. Allora, togliamo la custodia, una slip come al solito anche ben rinforzata, con un cartoncino doppio. Pellicola che inizialmente era stata pensata come una miniserie televisiva composta da 6 piccoli episodi da 25 minuti l'uno, che doveva essere trasmessa comunque dalla Rai, ma poi la Rai cambiò idea perché considerò il film un po' troppo forte, e quindi alla fine si è creato questa pellicola cinematografica. All'interno abbiamo quindi questi contenuti cartacei che vediamo tra pochissimo. Qui abbiamo i due dischi 4K e 1080p, abbiamo anche la cover alternativa,
classica della linea The Italian Collection, la casa con la scala nel buio. Allora, rimettiamo nuovamente all'interno, bella sottile, abbastanza sottile la cover, con il rischio un po' di rovinarsi in fase di switch. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo il poster. Ok, avendo cambiato l'angolazione adesso non lo posso più modificare, quindi vabbè, ve la mostro a pezzi. Abbiamo questo solito, questa carta bella spessa, abbiamo sia l'artwork della 88, l'ultimo grido che sentirete sarà il vostro, e poi abbiamo invece quella italiana, sempre con la stessa tagline e con il titolo però in italiano, La casa con la scala nel buio. Ecco qua. Poi diamo un'occhiata invece al booklet. Poi inoltre abbiamo anche un commento audio tra i contenuti speciali con Eugenio Ercolani e Troy Howard, che è presente per quanto riguarda la versione quella director, quella estesa, non quella estesa, scusate, quella versione classica. Abbiamo molto testo, qualche immagine, ovviamente tutto scritto in lingua inglese, vestito per uccidere, molto molto testo. Lasciare il film, vabbè, peccato, tutto testo praticamente, vabbè. Ecco qua, quindi come possiamo vedere comunque curato da Pier Maria Bocchi. Perfetto, e quindi questa è l'edizione 4K, che adesso affiancherò all'edizione invece uscita in precedenza grazie alla Vinegar Syndrome, anche questa contiene la traccia italiana, questa comprende anche altri contenuti speciali, all'interno c'è anche un documentario, se non sbaglio, sul cinema giallo. Ecco qua, molto bella comunque, devo dire che si sono sbizzarriti abbastanza questi della Vinegar con questo bel effetto. Qui ci sono tutti i contenuti, ma ripeto, ho già fatto un video unboxing, quindi potete eventualmente recuperarlo nella playlist del canale. Bene, quindi termina qui questo breve video unboxing dedicato al film Blade in the Dark, La casa con la scala nel buio, diretto da Lamberto Bava. Io vi ringrazio per aver visionato questo video e noi ci vediamo molto presto per ulteriori contenuti. Ciao a tutti!